Un messaggio sincero e per essere riuscita a quello che il mio mondo, cioè non solo il pianeta ma il mondo scientifico, non è riuscito a fare e comunicare nei modi adeguati. 5 rapporti scientifici dove c'erano frasi del tipo: il riscaldamento globale è inequivocabile ed è molto probabile che la maggior parte del riscaldamento sia dovuto alle attività umane, eccetera, eccetera, è molto meno comunicativo delle frasi che ha detto Greta Thunberg, delle frasi che ha detto il Santo Padre. Questo secolo potrebbe essere testimone di cambiamenti climatici inauditi e di una distruzione senza precedente degli ecosistemi e che riguarda letteralmente tutti noi. La soglia di pericolo dei 2 gradi dell'accordo, hanno firmato questo impegno anche il nostro paese, questo importante trattato internazionale legge in Italia, in Europa e nel mondo, ha però impegni insufficienti e vanno consolidati. Ben venga quello che ha fatto Greta, ben venga questa giornata e che soprattutto abbia un seguito, che non sia come è stato in Copenaghen a causa del fallimento successivo, che non sia come è stato quando ha parlato Sever Suzuki nel 92, tengo più vicino il microfono perché vi vorrei fare anche un giochino prima di partire. Ora servono dei cambiamenti che sono radicali, che necessitano una forte guida e decisione politica. Cerco di tenerlo più vicino possibile, scusate, capisco che non si sente ma anche l'audio, richiedono una forte direzione politica, ma richiedono che noi siamo consapevoli che cambiamo noi stessi per cambiare il pianeta. Se non cambia il clima, cambiamo il sistema e dobbiamo cambiare questo sistema, le rinnovabili, lasciare sottoterra i combustibili fossili, pensionare o licenziare i combustibili fossili, smettere di deforestare, seminare energie rinnovabili, smettere di produrre rifiuti, non solo differenziare, e questo richiede chiaramente un cambiamento che è epocale. Il cambiamento parte dal basso perché finora i politici non hanno avuto coraggio, però non hanno avuto coraggio a volte anche le folle che hanno preso male i provvedimenti politici. Ben venga che siete tutti qua, voi, che siamo noi, che ci mettiamo in cammino per il clima, e prima di metterci in cammino ti faccio tenere il mappamondo, non vi ruberei più tempo perché vi stiamo già rubando il futuro, abbiamo rubato il futuro ai giovani, io sono andato nelle scuole anche oggi e prima di tutto sono andato nelle scuole per chiedere scusa per quello che abbiamo fatto, per quello che ho fatto io, ho inquinato leggermente anche a venire qua, ma credo che sia un inquinamento, che sia un investimento, ho emesso circa 1 chilo di gas serra a venire a Modena, ma che probabilmente eviterà di emettere 400 milioni di tonnellate di gas serra dall'Italia e 40 milioni di tonnellate di gas serra dal mondo. Allora, prima di partire vi cito un'altra frase dell'enciclica Laudato Si: i cambiamenti climatici sono anche un problema etico, un problema di equità intergenerazionale, rivendicatelo voi giovani, è compreso nell'accordo di Parigi sul clima, vi stanno violando l'equità intergenerazionale, però penso che ci metteremo in movimento perché non tutto è perduto se il telefono non fa i capricci, perché gli esseri umani capaci di degradarsi fino all'estremo possono anche ritornare a scegliere il bene e rigenerarsi al di là di qualsiasi condizionamento psicologico, sociale, economico e politico. Ho aggiunto io un po' le frasi. Dobbiamo essere tutti coerenti e sostanzialmente che venga questi impegni che vengano loro imposti. Incamminiamoci per il clima, incamminiamoci per chiedere non 2 ma 1,5 gradi di massimo riscaldamento globale, dimezzamento delle emissioni di gas serra nei prossimi 10 anni fino ad azzerarle entro il 2050 per arrivare alla decarbonizzazione totale del pianeta serra e un mondo che sarà diverso da oggi ma sarà senz'altro molto migliore e più vivibile di oggi. Grazie a tutti voi, mettiamoci in cammino per il clima.